Per stemperare quella piccola tensione che si è creata, metto il punto interrogativo quando lei ha detto al mister vorrei un piano B, che cosa è successo? Ma no, secondo me non c'è nessuna tensione, e il mister lo sa bene perché la stima nei confronti del mister l'abbiamo sempre dimostrata ampiamente, anche perché l'ha meritata sul campo. Io mi avete fatto delle domande e ho detto la mia, se poi un presidente non può dire manco la sua allora vuol dire che devo andare a fare un altro lavoro. Però voglio dire, lui sa benissimo, allena i ragazzi tutti i giorni, lui sa benissimo quali sono i problemi e se ci sono i problemi, e sa anche il modo di poterli risolvere i problemi. Poi è chiaro che, come succede per tutte le squadre, cioè, anche noi studiamo gli avversari quando andiamo a giocare, e quindi se un avversario magari non ha il piano B, qualche volta va in difficoltà. Noi abbiamo, devo dire, senza nulla togliere agli altri giocatori che sono in rosa, che sono tutti quanti molto bravi, io credo che la mancanza in questo momento di un giocatore come Canutè si sia fatta sentire, perché probabilmente il mister aveva in mente anche delle altre soluzioni che chiaramente oggi forse non ce l'hai. Però insomma, visto e considerato che gli infortuni non durano in eterno, probabilmente nel futuro magari il mister avrà altre possibilità che utilizzerà, ma non credo che debba essere io a dirglielo, perché lui lo sa molto meglio di noi. No, ho detto bene le cose. Innanzitutto, quando il presidente dice delle cose bisogna sempre rispettarle, e soprattutto per me è una motivazione a migliorare ancora di più, è un incentivo a migliorare, perciò bisogna rispettare sempre le idee degli altri. Io sono di questo punto di vista, quando le idee sono costruttive sono ben accette. Poi ha detto bene il presidente, purtroppo Canutè non ce l'abbiamo, e avevo in mente di certe situazioni di cambiare qualcosa, purtroppo non si è potuto fare. Però da qui in avanti sappiamo che possiamo modificare alcune cose anche nel corso della partita, come abbiamo fatto ultimamente, perciò è solo un monito a migliorarsi costantemente, e bisogna sempre rispettare, secondo me sempre, quando il presidente ci dice delle cose, rispettare per quello che dice.